Per prevenire all'attualità, una battuta sulla manovra. Ci sono stati dei rilievi dell'Europa, intenderete andare incontro rispetto alle segnalazioni che sono state fatte o manterrete sostanzialmente la linea dritta? Parlo di POS e tetto al contante. Intanto partirei dalla constatazione che ci sono stati pochi rilievi rispetto all'approvazione dell'ossatura, della strategia, del contenimento dei costi, ma nello stesso tempo di una prospettiva che viene data a una nazione importante all'interno di un'Unione Europea importante se rafforzata. Questi sono gli elementi più rilevanti da far notare. Poi a fianco a questo alcuni rilievi tecnici ci possono stare, non rimuovono i problemi che abbiamo tentato di affrontare con le ricette inserite all'interno della manovra. E in particolare sul tetto al contante ritengo che la polemica sia abbastanza sterile. L'Italia ha un tetto al contante che è tra quelli più bassi rispetto alle nazioni europee e quindi diciamo non ce n'è molto da discutere. Sulla vicenda del POS io credo che resta il problema, poi si può discutere sui tecnicismi. Perché per fare una transazione al posto del contante, che è la moneta stampata dalla Banca Centrale Europea, l'unico che ha corso legale per tutti, un commerciante deve pagare a un soggetto privato? E allora su questo bisogna capire come evitare che accada, visto che non si può per legge eliminare le commissioni, bisogna comprendere quale sia la ragione per la quale qualcuno deve essere vincolato a una forma di pagamento che comunque beneficia un terzo che non è lo Stato. Quello che si può ragionare, io credo, sia la necessità di trovare una soluzione. Certamente rispetto a piccole transazioni che inducono qualche volta i commercianti al dettaglio nella condizione addirittura di azzerare il loro utile, penso ai tabaccai, penso ai giornalai, che spesso si trovano in condizioni di questa natura, una soluzione va trovata. Io però non entro nel tecnico perché spetta al Ministero competente fare una proposta che sia una proposta credibile. E quindi aspettiamo che ci siano delle determinazioni e si possa ragionare per risolvere il problema. Quello che non farà mai questo governo è girarsi dall'altra parte rispetto a una questione. La si affronta, se qualcuno non è d'accordo, propone qualcosa di meglio, siamo sempre in grado e abbiamo sempre la volontà di recepire quello che migliora le nostre proposte, convinti però di aver messo in campo una legge di stabilità all'altezza di un nuovo governo con pochissimo tempo, ma che dia un segnale agli italiani di cambiamento.